Ettore Ionni, un altro centrocampista, un'altra stagione qui a Macerata con l'Elbia Recina. Oggi... dai, speriamo che sia una bellissima stagione, di salvarci ovviamente prima dell'anno scorso, perché l'anno scorso fino all'ultimo minuto siamo salvati proprio alla fine, speriamo di salvarci meglio, dai, e fare una buona stagione sia io che tutti i miei compagni. Sembra un campionato equilibrato, usiamo il condizionale perché Fabriano sappiamo che ha fatto una squadra molto forte, quindi... Sì, a vederle adesso le squadre è un campionato equilibratissimo, sembra, a parte ho visto la Fabriano, la San Giustese, Tolentino secondo me c'è una buona squadra e Chiaravalle, che conosco parecchie persone che secondo me sono ottimi giocatori per la categoria, però a parte queste squadre secondo me noi possiamo lottare con tutte le altre. Ecco, il fatto che l'Elbia Recina tutto sommato è quello dello scorso anno, 2-3 innesti, 2-3 partenze, potrebbe essere un vantaggio? Un vantaggio, dispiace per le persone che sono andate via perché erano secondo me ottimi giocatori, però un vantaggio è che ci conosciamo già da un anno, chi da un anno, chi forse più, anche forse 2-3 anni praticamente, quello è un vantaggio perché effettivamente ci conosciamo un po' di più, invece che chi ha cambiato quasi tutti i giocatori, quello secondo me è un piccolo vantaggio che abbiamo sulle altre. Michele Pietrella, ancora una stagione qua all'Elbia Recina, qual è, diciamo, il pensiero di quest'anno? Salvarsi tranquillamente come hanno detto gli altri? Ah, sicuramente sì, noi essendo un secondo anno che affrontiamo questa categoria speriamo che l'esperienza dello scorso anno ci possa servire per quantomeno per partire con un passo diverso rispetto allo scorso anno. Basta, nel senso, al di là delle prime squadre che incontreremo, lo scorso anno avevamo incontrato le prime 5 della classifica e non avevamo raccolto granché, quest'anno speriamo insomma che il calendario sia un po' più favorevole e che possiamo iniziare con una marcia diversa. Abbiamo chiesto all'allenatore in quale ruolo ti farà giocare quest'anno, tu dove preferiresti? Sono tanti anni ormai che gioco, mio malgrado, ho iniziato a invecchiare e ogni anno mi metto sempre a disposizione dall'allenatore e quindi lo farò anche quest'anno, al di là del ruolo non ho una preferenza specifica, quindi che possa essere a centrocampo, in attacco, per me è veramente indifferente, basta che riesco a portare alla squadra insomma quell'esperienza e quella personalità che deve avere una squadra in un campionato del genere.